Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Alberto Bendele, rappresentante degli studenti, e sono qui per presentare un incontro che ho organizzato io, ossia Inclusivamente. E vi presento la professoressa Pamela Riccato, che lavora al CTI, cioè Centro Territoriale per l'Inclusione. È esperta in disabilità in ambito lavorativo e scolastico, infatti è docente dell'Istituto Comprensivo Stefanini di Treviso, e per me è un grande onore averla qua. E io l'ho conosciuta quando ero in prima, quindi poco più di 2 anni fa, perché è stata docente di una mia compagna speciale alle medie, Francesca, e è venuta a presentarcela, e per noi è stato veramente emozionante. E per prima cosa ringrazio anche la dirigente della disponibilità che ci ha dato a questa attività, e purtroppo non è possibile che venga qua perché è impegnata con altri impegni istituzionali, quindi io porto i suoi saluti. Allora, voglio parlare un attimo perché abbiamo fatto questa attività qua, perché noi svolgiamo tantissime attività come rappresentanti, cioè abbiamo fatto, non so, l'orto botanico, gli Udi Palladiani, Settimana della Moda e tantissime attività, che più ne ha ne metta. Ma quello che veramente ci viene dal cuore è questa attività qua, cioè il poter dare a tutti noi un senso di spirito veramente più forte, imparare ad includere. Ecco, perché la facciamo? La facciamo perché noi dobbiamo sensibilizzare come cittadini grafici geometri quello che sarà il nostro futuro, a conoscere degli individui che hanno bisogno di necessità molto speciali. Per esempio, io ho 2 ragazzi, proprio Francesca che è venuta a presentarmi, la professoressa, e anche Piero, un altro ragazzo, che hanno queste necessità. E loro, purtroppo col Covid, hanno fatto fatica a venirci a trovare. E quindi per noi è stato un po' un dispiacere non poterli vedere, essere così vicini a loro. E adesso tuttora è ancora difficile riuscirsi a trovare, riuscire a socializzare, stare bene insieme con loro. E per questo in Italia si stanno facendo grossissimi passi, cioè si può vedere che da poco è stato fatto il Ministero per la Disabilità, per esempio a Treviso per l'inclusione, grazie al Disability Manager stiamo lavorando sulle mura per fare accedere anche i ragazzi in carrozzina sulle mura. Quindi si sta facendo veramente tanto, però non è ancora tutto. Possiamo dire che questa richiesta è partita da noi rappresentanti ed è stata benissimo accettata da tutti gli studenti, e l'anno prossimo volevo ricordare che ci sono 5 nuovi alunni che verranno in questa scuola con questi bisogni, quindi dobbiamo cominciare ad includere. E perché si chiama Inclusivamente? Qualcuno vuole dirlo? Cosa pensate? Inclusivamente. Mente con la parola grande. Allora, ve lo spiego io. Inclusivamente. Per noi è importante imparare ad includere e aprire la nostra mente. Se noi non partiamo dalla mente, niente non cambia. E quindi questa inclusione dovrà essere in ambito scolastico, in ambito lavorativo, in ambito sociale. Cioè noi siamo tutti diversi, tutti noi abbiamo delle differenze che bisogna accettare. Cioè essere disabili non è essere sbagliati, ma essere solo veramente una diversità. Ognuno di noi ha una diversità. Per esempio, io parlo troppo, come si sa, c'è chi, non so, chi ha diversità di carattere, chi ha diversità di vita, di problematiche, di famiglia, ma tutti dobbiamo imparare ad accettare questa cosa. Questa cosa non è discriminatoria, ma per noi la differenza deve essere una regola.
E con questo, ragazzi, io vi ringrazio qua per la partecipazione e lascio la parola alla dottoressa. Grazie. Posso che ringraziare Alberto per questa presentazione meravigliosa, ma anche tutta l'organizzazione che immagino ci sia dietro, da tanto faticosa e da tanto tempo, insomma, su un argomento che veramente muove la sensibilità di tutti e su cui tutti siamo coinvolti. Però che questa cosa parta dagli studenti veramente mi riempie di gioia come adulto. E io sono un adulto poi che ha fatto una scelta anche lavorativa nell'ambito dell'inclusione da tanti anni, no? Per cui sentire che comunque quello che si è, che si fa, che è un agire in quotidianità, poi ha delle ricadute rispetto quantomeno una richiesta di attenzione, di conoscenza, di sensibilizzazione, veramente complimenti ragazzi. Bravi, bravissimi. Grazie per essere qui voi e anche veramente i vostri insegnanti per aver accettato di essere qua, di avervi portato qui e sicuramente anche per sensibilizzarvi su queste tematiche. E la dirigente che conosco da tanto tempo e con cui il percorso di inclusione è stato fatto tanti anni fa. Allora, io dopo questa fase doverosa di saluti e ringraziamenti comincerei un po' col dirvi di che cosa parleremo oggi. L'incontro sarà diviso in due parti. La prima parte serve per costruire la cornice dove collocare tutto questo processo di inclusione. Infatti, parlando di inclusione, bisogna proprio entrare in una dinamica che coinvolge tantissime componenti, quindi parliamo di un processo politico, culturale, sociale, molto complesso. E per fare questo dobbiamo proprio partire un po' dalla storia, da come è nata. E la seconda parte, che prevede anche un piccolo momento di pausa, invece è più esperienziale. Io non sono qua per parlare di me stessa, anzi sono portatore di esperienze. Sicuramente è tra i miei anche obiettivi non dare tante risposte, ma muovere eventualmente delle domande personali, di gruppo, di classe, di scuola, su dove andiamo, dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare. Ringrazio ancora di più Alberto e la classe terza Atel. Che non è. Purtroppo le terze e le quarte non possono essere presenti perché abbiamo dovuto restringere le presenze in aula magna, le prime e le seconde erano minori, le terze e le quarte invece vedranno le riprese che stiamo facendo, ecco. Perché proprio appunto nella seconda parte del mio intervento parlerò anche di questo progetto della mia scuola e della necessità di tutti di dare un senso alla diversità, ma siamo tutti poi diversi uno dall'altro. E quindi io mi sono trovata come una meteora 3 anni fa ad arrivare dentro una classe dove conoscevo solo un'alunna, Francesca, che ho seguito per 3 anni con la sua classe, e ci eravamo chiesti, siccome nessuno poi sarebbe venuto qua al Palladio in classe con lei, ci eravamo chiesti, ma come facciamo a far capire ai suoi nuovi compagni chi è Francesca? E quindi sotto forma di intervista e di video, un giorno mi sono arrivata in una classe e abbiamo fatto vedere cosa ha significato questa presenza per noi, augurando a voi di fare un'esperienza simile alla nostra. E
fa tanto piacere, me lo sono chiesta poi, ce lo siamo chiesti anche quando ci troviamo anche con altri, ma chissà come vanno, anche con i nuovi compagni. Purtroppo la situazione pandemica ha bloccato tante cose, però già essere qua oggi e parlare di lei mi sembra che sia veramente un regalo grande per tutti. Certamente, poi dobbiamo ringraziare gli insegnanti di sostegno che hanno seguito lei veramente molto bene durante questi anni, quindi grazie. Partiamo. Allora, partiamo a qualcosa di che sta alle fondamenta della beh, quest'anno poi tra l'altro siamo stati tutti coinvolti, con quest'anno in particolare siamo chiamati attraverso l'educazione civica a interrogarci su temi di cittadinanza. E quindi partiamo dall'articolo 3 della Costituzione, lo leggiamo assieme: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Va bene lo stesso, avvicina. Si sente? Sì, bene. E questa, allora, articolo 3, parliamo di dignità sociale, di parità sociale. Siamo nel 48, non è che la situazione fosse proprio così, non è che le persone con disabilità fossero così incluse e integrate in una realtà sociale. Tra l'altro, comma 2, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È stato veramente lungimirante definire con questi commi, questi principi così alti, ma la strada per arrivare a un discorso inclusivo ed inclusione sarà lunga, ma continua ad essere lunga e continua ad essere in salita, perché siamo all'interno di un processo, quindi non è mai un punto di arrivo, è un nuovo punto di partenza. Una legge importante arrivò poi nel 1971 e questa legge arriva voluta da alcune amministrazioni locali e su iniziativa delle famiglie per prevedere l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi normali. Io vi chiederei un'attenzione particolare alle parole, perché noi stiamo parlando di documenti che per noi sono storici, dove ci sono delle parole che ora sono quasi bandite dal nostro gergo comune. Per esempio, classe normale, per noi la normalità è avere una classe composta, eterogenea. Anzi, si cerca in fase di formazione in classe, fra poco saremo impegnati in questo a giugno, di costruire dei gruppi eterogenei, ma che prevedono eterogeneità a livello molto ampio, cioè di livelli, di competenze, di abilità, di anche banalmente come siamo usciti dalla scuola media, quindi si cerca di costruire un gruppo più vario possibile. Questi gruppi funzionano meglio che classi di livello. All'interno di queste sono le nostre normalità, cioè contemplare la diversità all'interno dei gruppi classe. Questo non era la normalità del periodo in cui stiamo parlando, anzi, adesso vi faccio sentire una testimonianza.
che è delle persone che stanno, sono state principalmente coinvolte proprio in quel periodo, negli anni 70, per fare in modo che i propri figli, gli alunni con disabilità, potessero frequentare le classi, tra virgolette, normali, la scuola comune. La situazione infatti era molto diversa da adesso. I genitori che avevano dei bambini handicappati si sentivano non colpevolizzati. Colpevolizzati, i genitori vivevano un fortissimo senso di colpa e questo senso di colpa per la disabilità del figlio portava a nascondere, a tenere lontani, a non aprire a una partecipazione alla vita sociale. Oppure c'erano degli istituti. Le classi speciali sono sorte anche con uno scopo, diciamo così, progressista, nel senso che prima questi bambini non erano scolarizzati per nulla. La situazione a Bologna era caratterizzata da una diremo molteplicità di strutture tipo istituti, perché allora avevamo quelli. Poi c'era la scuola speciale per gli sottosegretari e poi c'era la scuola speciale per spastici, la scuola speciale per sordi, la scuola infine anche la scuola speciale per disturbi del carattere, che era lì da Nelos nel quartiere là. Cioè noi in questo modo, con queste scuole speciali, che erano scuole a tempo pieno, cosa si faceva? Si evitava che i bambini venissero o nascosti in casa o ricoverati in istituto. C'erano, io non ricordo quante migliaia di bambini. Può bastare questo. Questa era la situazione di partenza e ci serve per capire il percorso e capire il processo, cioè il cambiamento a livello sociale che si è dovuto, che ci ha portato dove siamo ora. Il ruolo delle famiglie e delle associazioni di famiglie in questa fase fu importantissimo. Da questa sperimentazione di inserimento di ragazzi, bambini con disabilità all'interno delle scuole, tra l'altro, cioè io facevo la scuola in quegli anni là, ma non ho mai avuto un compagno con disabilità nella mia carriera scolastica. E quindi era qualcosa non così diffuso, non così capillare. La testimonianza che abbiamo sentito è dell'Emilia Romagna, comuni di Bologna, Emilia Romagna, la situazione era molto più avanti rispetto ad altre realtà nazionali. Fu fatta una commissione presieduta poi dalla senatrice Falcucci per fare un'indagine in territorio, vedere com'era la situazione. E questo è estrapolato dal suo documento: il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati, anche qua. Handicappati era una parola che veniva utilizzata, noi non la usiamo più e non è più da usare, assolutamente. Noi adesso parliamo di persone con disabilità. Lancio questa
di persone con disabilità, che poi tra l'altro, voglio dire, tutti possiamo vivere in un momento della nostra vita, un momento in cui non possiamo partecipare appieno alle attività sociali, culturali, della nostra vita, tra virgolette, comune, no? Quindi è qualcosa veramente che accomuna tutti. Quindi questo anche fa parte del cambiamento, fa parte del processo. Allora, passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente, per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comune da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Questo è anche importantissimo, perché ci dice che ciascuno ha la sua strada e ha i propri obiettivi. Non c'è omologazione dove tutti devono arrivare a degli obiettivi prefissati. È innovativo questo. Questo porterà dopo 2 anni a un'altra, dal punto di vista normativo, alla legge 517. Dove è prevista appunto la frequenza, auspicando l'integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune elementare e media. Viene prevista la figura dell'insegnante specializzato, cioè una figura che affianca l'insegnante curricolare per permettere la frequenza all'interno appunto di questi dei gruppi classe. La progettualità deve essere definita a livello di team docenti dell'intero consiglio di classe, e nelle classi dove è presente una situazione di disabilità viene anche ridotto il tetto di alunni a 20 unità. È qualcosa che esiste tuttora, le scuole ne fanno richiesta all'ufficio ambito territoriale, all'ufficio scolastico, in fase proprio di organizzazione delle attività per l'anno successivo. Sì, infatti volevo intervenire su questa cosa. Io faccio parte di una classe di 14 alunni, abbiamo questi due ragazzi, siamo una classe piccola e così siamo anche molto vicini a queste persone, ecco. La figura dell'insegnante di sostegno nasce nel 1979 ed è un docente a pieno titolo che fa parte del team dei docenti del consiglio di classe. Tutta la comunità scolastica deve essere coinvolta nelle azioni di sostegno e di supporto, e questo viene poi definito dal punto di vista legislativo. Diciamo che il punto più alto di... il culmine di un percorso di tutela dei diritti viene proprio con la legge 104, che si chiama legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Rimane ancora questo termine adesso. Cosa succede con questa legge, a cui noi comunque facciamo riferimento anche tuttora che oggi? L'integrazione scolastica, integrazione, non inclusione, ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, comunicazione, relazioni e socializzazione. Quindi vengono definite queste macro aree dove si fa un'osservazione della persona e si tende a possibili sviluppi, proprio focalizzandosi su un'area, un ambito di apprendimento, di comunicazione, e su un ambito poi di apertura al contesto sociale attraverso le relazioni. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. Quindi tutti bisogna cercare di rimuovere, ecco, gli ostacoli, gli impedimenti, perché tutti possano accedere al sistema di istruzione, un sistema educativo e di istruzione.
quando dalla materna fino all'università. Quindi siamo arrivati con questo, che è veramente un elemento fortissimo e che identifica anche a livello internazionale il nostro paese, nel 1992. Per voi è preistoria, per qualcun altro qua dentro magari che c'era già, l'abbiamo vissuto in maniera più partecipata, però è relativamente recente. Non ce l'avamo ancora. Troppo giovani siamo. Allora, da qui poi, ragazzi, facciamo un salto grande, e siamo nel 2001, perché da una legge quadro dello Stato italiano passiamo a un orizzonte molto più ampio, ed è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che redige questo documento, che si chiama ICF, a cui noi ci ispiriamo, e è abbastanza antico anche questo, però non è un obiettivo raggiunto, cioè i nostri documenti anche a livello di Treviso sono abbastanza all'avanguardia rispetto a una situazione nazionale, perché appena uscito l'ICF anche tutti gli sistemi di progettazione di percorsi individuali per gli alunni con disabilità si sono ispirati a questo modello, ed è veramente rivoluzionario, perché si passa da una codifica, e quindi come poteva essere l'ICD-10, e lo è ancora, perché comunque c'è anche bisogno di una descrizione più sanitaria della situazione di salute o disabilità. E qui invece passiamo a un sistema di classificazione del funzionamento, e si parla questo funzionamento della persona in senso generale, no? E siamo tutti dentro, quello che dicevo un po' all'inizio, siamo tutti coinvolti e siamo tutti dentro a questa classificazione, perché nella nostra vita possiamo vivere momenti in cui viviamo una diversa partecipazione al contesto sociale dovuti da più fattori. Allora, la situazione di salute con questa classificazione viene vista come una tensione della persona verso l'armonia e un sano equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale. Per contro, invece, la disabilità è una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, in uno o più domini della vita, della quotidianità, che una persona in condizione di salute trova nell'interazione con fattori contestuali, cioè una persona rispetto all'ambiente che vive, al contesto che vive, a dei fattori ambientali contestuali, può trovarsi in situazione di disagio e vivere una situazione di disabilità. Questo può essere permanente o transitorio. In questa prospettiva vediamo che l'individuo, tutti, le persone, tutte, sono inserite in un ambiente, in un contesto che può essere per loro facilitante oppure avere delle barriere. E per avere la partecipazione al loro ambiente, al loro contesto di vita, possono essere create appunto degli elementi di contesto che siano presenti o assenti all'interno della loro quotidianità, può fare la differenza. Abbiamo, pensate che soprattutto ci sia la persona, no? Quindi abbiamo funzioni corporee,
che sono le funzioni fisiologiche, cioè che riguardano i sistemi corporei, anche le funzioni psicologiche. Le strutture corporee sono proprio il nostro fisico, il nostro corpo. Le attività sono l'esecuzione di un compito, di un'azione da parte dell'individuo. Poter essere coinvolti in una situazione di vita è la partecipazione. Tutto questo comunque dipende poi da fattori contestuali. Fattori contestuali possono essere anche gli atteggiamenti. Noi, e su questo abbiamo una grossa responsabilità tutti, nei documenti che utilizziamo come insegnanti di sostegno per fare un'analisi, osservazione della situazione di partenza e poi progettare un percorso educativo e didattico, siamo chiamati anche a guardare, analizzare tra i fattori contestuali, fattori ambientali, gli atteggiamenti dei pari, dei coetanei, gli atteggiamenti degli adulti, della famiglia, delle persone in posizione di autorità. Tutto questo può essere un facilitatore oppure una barriera. Che ne dite? Vi riconoscete un po' su quello che abbiamo detto fino adesso? Allora, questo è un esempio materiale, no? Come l'accessibilità a un luogo possa essere determinata, ragazzi, per favore, da un fattore architettonico, no? E quindi nella prima, nel riquadro in alto, non ho una situazione di disabilità, perché quella persona non riuscirà ad accedere a un locale, per esempio. Nel riquadro in basso l'accessibilità è garantita e quindi va ad abbattere l'idea di disabilità, perché una persona potrà accedere e essere coinvolta, partecipare, svolgere un compito, partecipare a un evento, accedere ai locali. Quindi questo discorso di facilitatore barriere, penso per voi molto importante per il percorso di studi che avete scelto, si concretizza poi anche con delle azioni, con dei pensieri. Poi parleremo un attimo anche dell'universo design. Posso dire una cosa? Per esempio, l'anno scorso è stato fatto per l'ambito geometri la progettazione in alternanza scuola-lavoro di un parco proprio qui di Treviso che aveva abbattuto le barriere architettoniche, cioè accessibile soprattutto per ragazzi in carrozzina. Ecco. Questo è stato, lo facciamo nella nostra scuola. Grazie Alberto, perché dai modo di dire un discorso, vedete, noi ce l'abbiamo anche nel nostro linguaggio, abbattere le barriere architettoniche, ma perché le abbiamo costruite? Cioè, possono in partenza non esserci, quindi ci può essere una progettazione a monte che preveda l'assenza di barriere architettoniche, cioè non dobbiamo neanche pensarle. Dobbiamo rovesciare, anziché vedere la barriera, valutiamo l'accessibilità, accessibilità per tutti, perché se ritorniamo a quella rampa di prima, non è necessariamente la carrozzina che fa quella rampa, può essere una persona che ha un trolley, una valigia pesante, può essere una signora che ha un papà con un passeggino. Può essere che mi fa male un ginocchio e preferisco fare una salitina piuttosto che un gradino. Quindi è contemplare a livello di progettazione
dei prodotti che siano dal punto di vista architettonico, ma che siano anche poi Universal Design, anche se occupato, cioè stiamo parlando anche di accessibilità all'informatica, siti web, no? Dove siano già pensati e inclusi degli elementi di accessibilità, di modo che non ci sia nessuna barriera per nessuno. Quindi non è togliere le barriere, ma garantire l'accessibilità a tutti. Grazie per avermi portato qua. Ultimo passaggio, ma poi ce ne saranno altri, perché anche Alberto prima in presentazione parlava, noi abbiamo un nuovo PEI che è tra... è stato approvato, poi ci siamo fermati, poi l'anno prossimo vedremo cosa si farà, quindi la normativa va sempre avanti, però mi interessava fare un volo da qualcosa di territoriale, siamo partiti dalle famiglie per alzare lo sguardo poi a una legislazione che a livello nazionale si è occupata di inclusione, di disabilità e poi sempre più su a livello di ICF e arriviamo alla Convenzione ONU. La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazione, quindi stiamo parlando di qualcosa più fisico, e barriere comportamentali e ambientali. Comportamentali, ritorniamo un po' agli atteggiamenti ambientali, quello che si diceva adesso, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società. Il contesto, qualora adotti modifiche e adattamenti necessari e appropriati rispetto agli ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili. Noi adesso parliamo anche di bisogni educativi speciali dal 2012. Special needs viene un po' proprio in sostituzione del termine handicap negli anni 70, a livello l'Inghilterra l'ha promosso come parola, noi l'abbiamo adottata subito come bisogni educativi speciali. Anche inclusione è stato preso perché prima si parlava di integrazione. Sono importanti le parole, parliamo di persona con disabilità, non parliamo più di handicap. Io ho avuto modo di conoscere persone con disabilità che mi hanno fatto, che a livello così di formazione di insegnanti, che ci hanno lanciato delle provocazioni perché ci hanno detto: noi non siamo portatori di handicap, come si sente molto spesso. Guardate che le parole veicolano pensieri, veicolano contenuto. Quindi questa persona ci aveva detto: noi non è che ci svegliamo la mattina, prendiamo il nostro handicap e ce lo portiamo dietro tutto il giorno. Poi, non siamo diversamente abili, cioè siamo diversamente abili quanto tutti voi siete diversamente disabili. Allora perché noi non vi chiamiamo a voi diversamente disabili? Ecco l'importanza di parlare di persona e persona che magari vive un disagio, un bisogno speciale. E noi adulti siamo una frana su questo, perché molto spesso si sente dire, e sento tra me, colleghi, anche a me sfugge, ho in classe, ho un DSA, 3 BES e un 104, come faccio ad arrivare a giugno? Questo si sente? Allora, è persona che ha dei bisogni educativi speciali, sposta l'attenzione dall'essere, essere disabilità, essere dislessico, essere autistico, essere iperattivo, ad avere un disturbo. Io sono Marta, Luca, Giovanni, Pamela e ho un disturbo. L'attenzione alle parole è importantissima, quindi non
Quell'alunno lo facciamo BES, è un alunno BES, in gergo noi insegnanti su questo siamo una frana. Dobbiamo pensare a persone che hanno dei bisogni educativi speciali e che se noi lavoriamo bene con voi studenti e noi stessi per primi, dobbiamo cercare di rimuovere le barriere. E io mi scuso perché ne ho messa qualcuno, non mettendo qualche sottotitolo, però rimediamo subito. Buona pausa, vi lascio questa immagine qua che è un riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso e a me piace molto perché permette di visualizzare quanto è stato detto in questa prima parte. A fra poco. Mi sembrava di avere poche cose da dire, ma in realtà sono parecchie, siamo già a metà. Se avete piacere, io ve lo lascio questa presentazione, perché salterei un video di cui comunque abbiamo già parlato, è un esempio di una città. E ci dicono che cosa significa inclusione in una città, cosa significa accessibilità, cosa significa partecipazione, ma viene declinato all'interno proprio della città, vengono trattati proprio tutti i temi che abbiamo visto noi in contesto scolastico e quindi in uno sguardo più sociale e di costruzione del territorio. Ed è un video che è stato fatto dall'amministrazione di Mantova. Comunque ve lo lascio. Andiamo oltre. Anche qua poi se volete curiosare rispetto al sistema italiano e ad altri sistemi educativi, scolastici, europei, potete vedere che ci sono delle variabilità. Il nostro è un sistema inclusivo. Ci sono sistemi con distinzione, cioè dove ci sono delle classi assolutamente, delle scuole assolutamente separate, diverse per gli alunni con disabilità, e c'è un sistema misto che prevede entrambe le cose. Se voi poi aprite quel link lì, all'ultima pagina, non sono dati aggiornati, ma non ho trovato nulla di più recente, all'ultima pagina vedete la percentuale di alunni con disabilità rispetto in rapporto all'inclusività del sistema scolastico. Adesso ci mettiamo tutti alla prova. Guardiamo un video. Perché la cosa che avrei io come obiettivo da oggi è discutere o muovere qualcosa rispetto al fatto come mai, perché parliamo di inclusione. Perché io mi sento, devo essere coinvolto e mi sento coinvolto in questo processo. Guardiamo questo video. When the time
Come va? Ho sentito che si è anche fermato il brusio. A me ha colpito tantissimo questo video quando l'ho visto. E tornando un po' alla presentazione, questa associazione Noemi dice, dicono così, qual è la sua missione. E io penso che l'essere qua oggi, la vostra motivazione a fare un incontro di sensibilizzazione sulla disabilità aiuti tutti un po' a vedere con gli occhi di un bambino. Noi adulti siamo anche tanto bravi a fare delle costruzioni mentali, abbiamo parlato di grandi sistemi, di ICF, legislazione, però poi alla fine è nell'incontro tutti i giorni che viviamo in un contesto fatto da persone e tutte le persone sono diverse. E noi, prima domanda, come ci comportiamo verso la diversità? Come stiamo dopo un video così? Come avremmo fatto? Allora, mi interessa anche oggi parlare del fatto che noi non è che parliamo di inclusione perché abbiamo un certo credo, perché politicamente siamo schierati in qualche modo, ma siamo all'interno di un processo che è partito tanto tempo fa. E se però continuiamo a chiederci perché parlare di inclusione, anche perché poi è una cosa che noi ci troviamo a vivere, a fare tutti i giorni, no? Vi farei intanto sentire delle testimonianze, qua chiedo aiuto alla voce, così dice Alberto, sì, si sì. Può fare? E parlo di una realtà, ovviamente siamo in una scuola, molto vicino a tutti, su un libercolo che si chiama Sostegno a un caos calmo, e dove c'è un insegnante di sostegno che si mette molto in discussione e parla dell'aula di sostegno. Sì, scusate, prima ci sono stati problemi di audio, adesso abbiamo risolto tutto. Allora, adesso vi leggo una storia. L'aula di sostegno può essere un luogo fantastico. Ho sbagliato io. Spesso i colleghi, durante la ricreazione, chiedevano a Marco di mostrare quello che stavano facendo. Lui imprime i suoi guardanoni e illustrava tutti i suoi lavori. Lo sguardo compiaciuto degli insegnanti disciplinari mi inorgogliva addirittura. In effetti, avevamo veramente fatto un sacco di cose utili, vuote, tristi, completamente sganciate dalla programmazione di classe, senza integrazione, senza socializzazione, senza comunicazione, un sacco di cose aride e senza senso. Ecco cosa avevamo fatto, un sacco di cose aride. L'aula di sostegno era diventato il nostro rifugio e la nostra prigione, senza conforto e senza errore. Una gabbia dorata che non serviva a niente. Il problema, lo capisco solo ora, era che tenevamo la porta chiusa. La porta dell'aula di sostegno deve essere aperta, sempre. Sono importanti gli apprendimenti e le emozioni che si vivono. Fondamentali gli interessi e i desideri. Decisiva è la motivazione, tutte cose che possono abitare in un'aula di sostegno. Se la porta rimane sempre chiusa, se non ci sono gli scambi e non c'è inclusione, gli apprendimenti, le emozioni, gli interessi, i desideri e la motivazione non prendono aria
e diventano istantanei. Dalla porta aperta dell'aula di sostegno deve poter entrare e uscire tanta gente. Le emozioni e i desideri, così come gli apprendimenti, devono potersi mescolare, scambiare. Solo così si arricchiscono e crescono sani. L'aula di sostegno può essere un luogo fantastico, lo è nella misura in cui si riesce a farlo diventare il luogo di tutti, dove tutti insieme possono lavorare e sentirsi bene. Insegnanti di sostegno, abbiamo bisogno di quello spazio dedicato per fare delle attività mirate, ma sono tutte attività che ci servono per ritornare in classe, che devono essere sempre in raccordo con quello che succede all'interno della classe. E siamo ben felici, ma noi insegnanti siamo nessuno, è il vostro compagno che è felicissimo di avere dei suoi compagni che condividono delle attività, delle cose da fare insieme. Allora, adesso è ora di Marta. Marta, io l'ho presentata anche in autunno ai vostri insegnanti. Adesso ho bisogno ancora di Alberto. Allora. Allora, Marta è una ragazza con sindrome di Down che è stata invitata nel 2019 a fare un discorso alle Nazioni Unite. Sapete che poi a livello, cioè, ci sono delle giornate dedicate di sensibilizzazione, no? C'è anche per la sindrome di Down una giornata dedicata e lei ha portato la voce dell'Italia in un discorso alle Nazioni Unite. Quindi adesso... Le amiche, sorelle, e mi hanno fatto capire che io, sono una persona, sono Marta. Queste sono tutte testimonianze, per cui pensate che... Eccoci. Quindi sono tutte testimonianze, proprio diretti interessati, no? Come hanno vissuto la scuola.
avere il contatto con le coetanee, avere delle amiche che ti dicono sì, te stessa, ti vogliamo bene per quello che sei tu, perché ti chiami Marta e perché ognuno di noi è portatore di valori. È l'incontro, è quello che nasce dall'incontro, che porta ricchezza a tutti. Andiamo adesso invece da una testimonianza di qualcuno un po' più piccolino di voi, è qualcosa che ho raccolto e per quello non c'è un video. Arrivare qua a scuola e trovarci una compagna diversa da noi era molto strano per noi, solo che conoscendola e giocando con lei abbiamo imparato che queste diversità alla fine non sono così tanto grandi. Quindi questo ragazzino ci dice che per lui non è stato facile arrivare a scuola la mattina e trovare una compagna così tanto diversa che non sapeva neanche come approcciarsi. Non solo, alcuni della sua classe anche avevano un po' di timore, un po' di paura, non c'era un sistema di comunicazione condiviso. Però poi, conoscendo giorno dopo giorno, è stato tutto molto più facile. Un'altra ragazza continua così. Che anche ad apprezzare se stessi di più, quindi, perché ognuno è unico come anche nelle sue diversità, nei suoi problemi, nei suoi difetti, sono ciò che ci rendono unici rispetto agli altri e quindi anch'io in me stesso ho iniziato ad apprezzarmi di più anche ciò che in realtà non mi piaceva così tanto e arrivare qua a scuola. Allora, l'incontro con un compagno diverso da me mi permette innanzitutto di mettermi in gioco, di trovare la modalità giusta per accorciare le distanze e per comunicare nel modo più giusto perché nasca una relazione, uno scambio, una comunicazione, uno scambio. Ma questo mettersi in gioco serve anche a livello personale, perché poi alla fine da questo incontro, ci racconta questa ragazza, ho capito anche di apprezzare di più me stessa come essere unico, che ho dei valori anch'io e tra l'altro ho dei difetti, però li accetto anche con più serenità. Perché ognuno di noi ha dei difetti, ha dei pregi, che si giocano all'interno di una relazione. Questi sono dei vostri compagni di terza media, di qualche... Allora penso che noi adulti, cioè, ringrazio ancora di più per questa presenza qua, noi abbiamo un'enorme responsabilità. Voi poi magari venite anche da un ordine di scuola dove avere compagni con disabilità era una cosa normalissima. Pensate che anche qua a Treviso ci sono delle scuole dove non c'è nessuno. Ci sono delle scuole dove ce ne sono tantissimi, più di qualcuno all'interno delle classi, e ci sono delle altre scuole dove non c'è più la presenza. Ma io penso che questo sia un privarvi di una opportunità, di una opportunità di vivere esperienze come queste. Ritorniamo alla presentazione. Non ci si improvvisa, non è semplice, certe situazioni sono complesse, sono complicate perché richiedono anche una conoscenza delle persone, una conoscenza del loro comportamento. E allora, siccome abbiamo 20 minuti, io vi lascio un documentario molto interessante, se poi avete tempo, modo di guardarlo,
che riguarda l'autismo e l'inserimento in una classe. Siamo negli Stati Uniti, quindi non c'è un discorso di inclusione ampio come qua, no? Però riguarda i primi giorni di accoglienza di un bambino con autismo e il suo disagio all'interno del contesto, e vi invito a guardare come si trasforma l'ambiente, la classe, i compagni, il comportamento e quali facilitatori vengono dati a livello di comunicazione, immagini per etichettare i contesti, routine, e come cambia il contesto, il benessere di tutti. Andiamo a vedere invece l'esperienza di Luca. Io ho conosciuto le autrici di questo libro, che è Come quando la piscina dorme, e sono Stefania Nanni, la mamma di Luca, e Maria Ghitti, una persona fantastica, Scuola Salvemini. Siamo anche qua in Emilia Romagna di nuovo, ed è un istituto professionale che accoglie molti ragazzi con disabilità. L'esperienza con Luca era difficilissima, un alunno con una sindrome genetica X fragile che porta a un comportamento simile all'autismo ma con un ritardo anche cognitivo molto importante. Guardiamo di nuovo questo video insieme. Alle porte di Bologna esiste una scuola che si impegna molto nell'integrazione dei ragazzi con bisogni particolari. Uno studente con bisogni speciali si trasforma in una risorsa per tutta la comunità scolastica. È quello che è successo all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Luca Gardello è il protagonista di questa bella storia. Un ragazzo di 21 anni affetto dalla cosiddetta sindrome dell'X fragile, malattia genetica che tra i suoi sintomi comprende anche l'autismo. Il Salvemini è l'esempio di una scuola che ha fatto dell'inclusione il suo tratto distintivo, ospitando al suo interno circa 60 ragazzi disabili. Luca era uno di questi, prima di diplomarsi e uscire dall'istituto. I suoi compagni e amici di scuola hanno voluto salutarlo dedicandogli una canzone, Mr. Be Free, già diventato un tormentone anche fuori dal Salvemini. Il brano è un mix repato di espressioni personali bizzarre di Luca, entrate nel quotidiano della quinta F e delle altre classi dell'istituto. Alla canzone è seguito un video che racconta, anche attraverso le immagini, il mondo di Luca, mettendolo così al centro di un'attenzione che lo ha reso più comunicativo e più aperto di instaurare relazioni. A confermare lo spessore umano dell'iniziativa è stata la vittoria del premio Pontigia, un concorso letterario promosso dall'AIAS di Bologna. La redazione Giovazzurro è andata a conoscere da vicino i ragazzi e gli insegnanti che hanno mangiato Luca in occasione della loro esibizione live alla scuola primaria Villa Marini di Sasso Marconi. Il mio ruolo all'interno di questo progetto è stato quello di occuparmi del testo Mr. Be Free, che è Luca, perché lui sente questa canzone di Laura Pausini che dice mi servi qui, e per la sua mente è diventato il Mr. Be Free, quindi abbiamo detto perché no, di fatto lui gira libero per tutti gli spazi della scuola e non, quindi Mr. Be Free, diciamo, il titolo più consono a Luca. Il mio ruolo all'interno della canzone non è stato fondamentale. Io sono stata più che altro una comparsa all'interno del video accanto a Luca, cercando di stare con lui, di tranquillizzarlo. Mi sono preso il compito di fare il rapper di questa canzone. Ho conosciuto Luca quest'anno, è stato bellissimo conoscerlo, lui è divertente in ogni cosa che dice. Siamo riusciti a catturare quelle che sono le sue espressioni, che per noi sono molto originali, divertenti. Apparentemente il testo può sembrare magari senza senso, no? Però ha un significato, diciamo, suo, nel senso che è secondo il modo di vedere il mondo da parte di Luca. Io credo che le parole che lo rappresentano meglio siano i versi in cui dice: non mi importa che ci sia una strada sferrata o meno, tanto io vado dove mi pare. E secondo me è quello Luca. Datemi un posto senza strade, tanto vado dove mi pare, no? Questa esperienza mi ha cambiato perché ho conosciuto un lato diverso di una persona, perché di solito quando vedi
un ragazzo disabile o un ragazzo che ha dei problemi, non è che ti ci approcci o non lo conosci veramente, non sai chi è quella persona. Con Luca invece quest'anno l'ho conosciuto bene, ho conosciuto il suo modo di dare affetto, il suo modo di volerti bene, di dirti parole carine, e è stato fantastico. Devi avere a disposizione più tempo per conoscerlo, altrimenti non riesci a comprendere quello che si nasconde dietro le sue parole, i suoi gesti, i divieti e tutto il resto. Io credo che Luca si sia divertito molto, nel senso, a Luca piace stare un po' al centro dell'attenzione, sapere che è nel mezzo di tutto quanto, che tutto ruota attorno a lui. Luca ha vissuto tutto questo come un grande gioco, si è trovato un protagonista inconsapevole di una notorietà che gli ha cambiato la vita in un certo senso. Lui era già la mascotte di noi tutti a scuola, grazie a questo c'è stato il modo di avvicinare soprattutto la classe a Luca più di quanto non fosse successo negli anni passati. Mi sento di dire che questa esperienza ha arricchito molto più me che loro, perché innanzitutto collaborare con loro ti permette di capire determinate circostanze che noi adulti non avvertiamo bene. Quello che noi abbiamo considerato fondamentale è aprire delle attività laboratoriali, in particolare in orario extracurricolare al pomeriggio, per dare la possibilità ai ragazzi di sviluppare altre competenze oltre che quelle scolastiche, per far emergere dei talenti. Il messaggio che si vuole dare infatti ai ragazzi è che la scuola non è tutto, c'è qualcosa al di là della scuola, c'è la vita che è molto più importante, impegnativa, e per la quale ti devi preparare con una buona dose di fiducia in te stesso, di autostima. I ragazzi anche con difficoltà gravissime, ma proprio gravi, che sembra quasi che non comunicano col mondo esteriore, con la vicinanza di un compagno, col tempo, con molto tempo, riescono a trovare delle metodologie alternative alla comunicazione tradizionale, riescono quindi a mettersi in contatto con noi. È bellissimo in effetti, bello quindi noi insegnanti, credo che proprio sia quello, che non smettiamo mai di meravigliarci di quanti ragazzi sappiano sorprenderci in ogni loro atteggiamento, in ogni loro decisione, in loro modo di crescere a fianco a noi. Ecco, questa è una testimonianza di una scuola secondaria. E non so se avete osservato, sono tutti sorridenti, sono in una dimensione di festa, di una scuola secondaria che è andata alla primaria a presentare una canzone. Loro hanno vinto un premio nazionale, il premio Contigia, con il video che poi vi farò vedere. E Mr. Be Free, sì, è proprio Luca. Ma Luca all'interno della scuola, non lo leggiamo adesso, ma se avrete voglia di vedere, di avvicinare questo libro, ne ha combinate di tutti i colori, cioè ha distrutto una scuola. Hanno fatto dei grandi progetti, ponte, di accompagnamento dalle medie alle superiori, ma già il primo giorno era stato un disastro, quindi è comunque un percorso di conoscenza, un percorso dove tutti si mettono in gioco. Ma quello che poi ha detto anche una delle autrici, la vicepresidente Maria Ghiti, è proprio anche la ricchezza. E noi qua a scuola siamo per costruire insieme a voi dei bei percorsi, ma vogliamo prima di tutto che siate, che siamo tutti delle belle persone. Non solo delle persone che sanno fare, ma delle belle persone, e sicuramente queste esperienze sviluppano delle competenze altre dei libri, e chiede veramente di mettersi in gioco molto. Ritorniamo velocemente alla presentazione. Vi parlo di cosa facciamo noi qua vicino, ma non vuole essere qualcosa di autocelebrativo, cioè veramente no, non percepitela così. Nasce questo progetto e la professoressa Valvo, che è stata alle Stefanini un periodo, l'ha visto proprio gli albori, non era ancora definito. Perché noi insegnanti ci siamo chiesti quale senso, quale responsabilità, quale senso diamo noi alla presenza di persone
che portano delle diversità, che poi persone con disabilità, dei compagni di classi diversi. Cioè abbiamo la responsabilità di dare senso a questa presenza. Allora vengono fatte delle attività per costruire il clima di classe, ma in tutte le classi vengono fatte. Vengono sensibilizzati i ragazzi all'accoglienza, accoglienza alle diversità, cosa che viene fatta generalmente. Vengono però documentate e su questo poi le disabilità danno maggiori possibilità, maggiori occasioni per mettersi in gioco e per vivere queste esperienze. Danno sempre qualcosa di molto positivo, avete visto quei sorrisi là, no? Noi a fine anno, poi alla fine pensando a questi momenti, siamo contenti. Abbiamo delle cose belle, quando si ha qualcosa di bello, un'esperienza bella vissuta, viene anche voglia di comunicarla. E quindi generalmente a fine anno si faceva una serata, poi abbiamo interrotto, abbiamo messo delle cose sul web, sul sito dell'istituto, lo faremo anche quest'anno, adesso c'è la scadenza qua a fine maggio, i vari plessi, quindi la primaria, l'infanzia e le medie, mettono in condivisione le esperienze di inclusione, le buone prassi. Ma guardate, sono dalla lettura di un libretto di sensibilizzazione sulla tematica e un'elaborazione fatta dai bambini che dicono delle frasi, quindi è solo dare uno stimolo e vedere poi quindi come si organizzano e cosa elaborano. Queste cose belle le mettiamo in circolazione. Qualcosa invece più giusta per voi, per la vostra età, tutora amicale, ne avete mai sentito parlare? Il tutor amicale è qualcosa che nasce da esperienze in altre scuole, in altre realtà a livello italiano, e generalmente è una persona più grande, una persona anche già che frequenta l'università, che però arriva nell'istituto superiore e diventa tutor a tutti gli effetti di un alunno che è in situazione di difficoltà dal punto di vista delle relazioni, della socializzazione. È sempre più difficile per compagni vostri con disabilità avere delle attività extrascolastiche. Il tutor amicale è un incubatore di relazioni, un facilitatore, e quindi aiuta la classe, gli alunni tutti, le persone, a mettersi in relazione, non solo a scuola, ma anche fuori della scuola, con attività sportive, extrascolari, ma banalmente organizzare una pizza, organizzare un cinema, dove ci sia un gruppetto, qualcuno, e non solo il gruppo che si è scelto, gli amici, ma un gruppo che include anche un altro amico, un amico che magari ha delle caratteristiche diverse dalle proprie. Non è scontato che l'extrascuola sia così ricco per tutti. Noi tra l'altro, cioè voi soprattutto, avete vissuto un momento difficilissimo, cioè io, veramente i nostri pensieri sono andati tanto a voi in questi due anni, e avete vissuto un forte momento di isolamento, di esclusione da opportunità sociali, no? E adesso stiamo un po' recuperando la nostra normalità. Molto spesso però, oltre alla scuola, è difficile che ci sia altro per i vostri compagni con gravi disabilità. Questa sta nascendo un'esperienza anche a Treviso, c'è un progetto pilota che prevede però il tutor amicale all'interno della stessa scuola, delle quarte e delle quinte, che possono diventare tutor amicali di ragazzini magari che entrano in prima, di prima o seconda. Quindi facilitatori di costruzione di rete, di relazioni. Allora, ci eravamo fermati nel 2006 con la Convenzione ONU, Agenda 2030, inclusione è al centro non solo come impegno di non lasciare nessuno indietro, e quindi quello che si diceva, abbattiamo le barriere, ma raggiungere tutti, andare tutti avanti. E sempre in quel libretto che leggeva prima
Alberto, e qua si fa una metafora del rugby, no? Rugby, la squadra avanza, se si passa, la palla indietro, ci ho messo tanto a capire questa cosa. E la squadra riesce ad avanzare, cioè se si passa in avanti, oppure se c'è l'individuo da solo che cerca di andare in meta, non va bene. Ognuno ha un proprio ruolo all'interno della squadra. La squadra è eterogenea, è come sono tutti quei pallini colorati, no? Nell'inclusione, non sono le tessere di un mosaico, una squadra, un'orchestra, ognuno ha la propria voce. Costruiamoci un'immagine che vogliamo, però funziona se si passa la palla indietro. E è uno degli obiettivi, tra i tanti obiettivi dell'Agenda 2030. L'universal design abbiamo leggermente accennato prima, però c'è il tentativo di fare in modo, e anche l'editoria si sta muovendo molto, perché anche in ambito educativo, l'istruzione, l'apprendimento, ci sia la stessa attenzione nell'accessibilità. E ora vi lascio con le ultime parole poi che aveva detto Maria Ghitti da quell'esperienza che noi abbiamo fatto all'Istituto Salvemini, che dice: noi insegnanti non finiamo mai di meravigliarci. Nel nostro piccolo ciascuno di noi si può meravigliare dalle relazioni, dagli incontri che fa. E quindi io vi auguro di riuscire a mettervi in gioco e di stupirvi sempre dall'incontro che si fa quotidianamente con le cose semplici, dagli incontri che abbiamo con le persone. Vi chiedo una piccola cosa, e adesso qua aperto è sul pezzo, bravissimo, perché vi verranno consegnati, o magari uno per classe, dei post-it. Se questo incontro vi ha aiutato ad avere delle parole nuove che volete portarvi via da queste due ore passate assieme, parole nuove, suggestioni, qualcosa che ha colpito la vostra sensibilità, la vostra attenzione, vi chiederei di scriverlo su questo post-it, e se avete voglia anche di condividerlo. Mentre succede tutto questo, vi faccio vedere il video di Luca e che la sua classe ha realizzato e che ha coinvolto veramente tutta la scuola, tutto questo istituto superiore. Vi faccio vedere il video mentre gentilmente Alberto vi porta. Sei bella sognante, e tu che mi ascolti e fai finta di niente.
Avete qualche domanda, qualche chiarimento da chiedere? Qualcosa, fermi. Avete qualche... qualsiasi cosa? Se per caso l'avete potete comunicarla attraverso i vostri rappresentanti, personalmente a me. Ragazzi, per favore, siamo in conclusione. La potete comunicare a me, che poi sono in contatto con la professoressa, sono anche in contatto con il Dipartimento di Sostegno per questa cosa. E ringrazio il Dipartimento di Sostegno per averci aiutato soprattutto per creare questa cosa. E ringrazio la nostra professoressa Pamela Incato. Grazie, grazie mille. Grazie a voi per l'attenzione, per la partecipazione, una gioia essere qua. Ragazzi, grazie, che sia stato molto importante per noi, per le generazioni attuali e future che saremo noi. Grazie, grazie, grazie.